Grazie Presidente. Mi avvio rapidamente alle conclusioni. Abbiamo visto che la minore renderà tra luglio e agosto 2010 una serie di dichiarazioni ai pubblici ministeri, in particolare nelle date del 2, 6, 22 luglio, 3, 20 agosto 2010. Abbiamo già evidenziato che Karima dice il vero per le ragioni esposte nel momento in cui nel verbale del 22 luglio 2010 afferma che l'imputato era a conoscenza della sua minore età per averlo appreso dall'elemora che, ripeto, per le argomentazioni già esposte era perfettamente a conoscenza realmente della minorità della signora Elmarug. Nell'interrogatorio del 3/8/2010 afferma, cosa che è risultata anche questa incontrovertibilmente vera, che Nicole Minetti era consapevole ed era al corrente della sua minore età, prima che intervenisse il 27 maggio in questura. Altro significativo elemento di verità che appare dall'interrogatorio della minore è quando in quello del 3/8/2010, quindi siamo in un momento appena iniziato delle indagini, nulla si sapeva, diciamo, della ricostruzione che poi è stata fatta proprio sulle basi dei risultati investigativi e documentali dell'indagine, la terminologia bunga bunga. Ed invero, lei dice, quella sera Berlusconi mi spiegò che il bunga bunga consisteva in un harem che aveva copiato dal suo amico Gheddafi, nel quale le ragazze si spogliano e devono fargli provare piaceri corporei. Ora, non solo, ma sempre il 3 agosto alle 9.40, perché l'interrogatorio verte in due fasi della giornata, ritorna e spiega in fondo quello che è stato ricostruito in maniera capillare documentale dal collega San Germano, le cosiddette tre fasi, e cioè lei dichiara: dopo la cena ci siamo recati tutti in una sala del piano inferiore dove si è tenuto il bunga bunga. Quindi in pratica, in tempo non sospetto, la minore fa riferimento anche al cosiddetto bunga bunga. Abbiamo già detto, e sono certa di avervelo provato, che la minore si prostituiva sia in una fase precedente alla conoscenza con l'imputato Berlusconi, il fatto che durante il periodo di frequentazione ha ricevuto dall'imputato grosse somme di denaro e altro tipo, regali e quant'altro, e ora vedremo che anche in un periodo successivo al 5 giugno, dove viene collocata dopo il bisticcio con la consensual in una comunità a Genova, continuerà a prostituirsi. E quindi andiamo a vedere che cosa è stato provato e documentato nel periodo estivo, considerando che nell'agosto, il 20 agosto, termina, se così si può dire, gli interrogatori della Karima, ma nel frattempo lei era in comunità, e vediamo che contestualmente a quanto dichiara ai magistrati, senza ombra di dubbio, esercita l'attività di prostituzione. Il dato più significativo è che riscontra quello che stiamo dicendo, l'abbiamo sicuramente da una serie di intercettazioni telefoniche con la signora Iarte, Iriarte Osorio Diana, che poi sarà sentita in dibattimento il 16/4/2012. Quindi le telefonate le collochiamo proprio il 20 agosto, quindi come vedete da un lato vi è
l'interrogatorio che conduce, e dall'altro lei è in contatto e esplicitamente, riferendosi con la signora Iarte, fa riferimento a clienti di cifre, riferisce proprio delle sue, diciamo, trasferte a Portofino, a Santa Margherita Ligure, quindi tutte le località ligure, quindi vicino al posto dove era stata messa in comunità a Nervi, alla Kinderheim Sant'Ilario, e proprio riferisce alla signora: quanto mi dai a tua, la tua amica, quanto volete? Lei dice: non ti chiedo tanto, 1.000 euro, ci sono una specie, riferisce una specie di trattativa, sicuramente doveva essere fatta una situazione evidentemente che non riguardava soltanto la Rubi, ma anche un'altra donna, e quindi questa signora di arte, e sulla divisione delle cifre, e comunque è indubitabile dal contesto della telefonata che non si può certo parlare se non di prostituzione. Lei parla non solo di clienti, nel verbale, anche se sono state fatte numerose contestazioni rispetto alle dichiarazioni che aveva reso nel corso della fase istruttoria, comunque conferma che i contatti con la minore e le sue telefonate avevano come presupposto il fatto di avere rapporti sessuali a pagamento con persone ovviamente a lei ignote, sconosciute, cosiddetti clienti, in quella zona. È inutile che io mi dilungo, le telefonate sono state periziate, sono ai vostri atti, però è evidente dal contesto, basti pensare questo, così domani avrò come minimo 5 clienti, che comunque dobbiamo fare per diversi orari della giornata, almeno con 4.000 euro, cioè voglio dire, sono telefonate così chiare che non possono indurre in nessuno errore. Quindi in questa fase è evidente che c'è un allontanamento della minore rispetto alla cerchia che noi abbiamo ricostruito e che frequentava le serate di Arcore, e ricordate quello che io ho evidenziato poc'anzi, e cioè che a differenza delle altre persone che frequentavano e si prostituivano ad Arcore, i rapporti con il ragioniere Spinelli cominciano per la minore in una data successiva al 27-28 maggio 2010. E chi è il ragioniere Spinelli? Il ragioniere Spinelli è sicuramente una persona di fiducia da una vita, oserei dire, dell'imputato Berlusconi, è colui che amministra i beni di famiglia e, come abbiamo visto, i conti personali dell'imputato Berlusconi, e abbiamo visto che, lo dico perché ci ritornerò, per quanto riguarda l'analisi dei due del conto corrente personale dell'imputato Berlusconi degli anni 2009 e 2010, somme che venivano, ce l'ha riferito anche Spinelli, ma insomma erano circostanze anche note, quantomeno a me come pubblica accusa, per averlo, per essere interfacciato in altri processi, che venivano firmati degli assegni dall'imputato che poi venivano monetizzati da ragionier Spinelli, e il contante prelevato veniva portato nella disponibilità del legittimo proprietario, che era Berlusconi. Ebbene, dall'analisi che è stata fatta sui suoi conti, 2009, abbiamo un prelievo complessivo della somma di 7 milioni di euro 675 mila e rotti, per l'anno 2010 12 milioni di euro 882 mila euro. Ripeto, denaro contante che il ragionier Spinelli monetizzava nella filiale di Segrate, del Monte dei Paschi di Siena, e poi venivano
correttamente consegnati a Berlusconi. Abbiamo visto che dall'analisi dei conti vi sono anche dei bonifici infruttiferi, che significa regalie, termine rozzo, me ne scuso con il Presidente, sono state poi, risultano anche bonifici in quegli anni nei confronti di persone che poi abbiamo visto frequentare l'abitazione di Arcore. Ebbene, in questo contesto, nel contesto in cui il collega Sangiervano vi ha detto le continue richieste di denaro che venivano fatte al ragioniere Spinelli dalle persone che, lo ripeto, frequentavano l'abitazione di Arcore, la Carima entra in contatto in un periodo, diciamo, successivo al 27 e 28 maggio. Ed è sintomatica la prima telefonata che noi captiamo perché sono sotto controllo a seguito della relazione dell'ispettrice Ceccarelli, eccetera. Comunque vengono attivate indagini rispetto anche alle dichiarazioni che rende la minore e vengono poste sotto controllo le utenze di chi viene indicato come che induce o sfrutta la prostituzione, tra cui anche quella di una minorenne che è appunto la nostra El Marug. E quindi il 14 settembre 2010 c'è questa richiesta, diciamo, d'aiuto, è il progressivo 1267 del 14/9/2010 alle ore 11:01. La minore chiede a Spinelli, dice: io cerco in fondo, ma mi risponde sempre una ragazza che è abbastanza acida, cioè nel senso lei tenta di mettersi in contatto direttamente con l'imputato Berlusconi, ma evidentemente, cioè anzi sicuramente impediscono qualsiasi tipo di contatto. E quindi prega Spinelli di spendere una parola nei suoi confronti, e dice, perché se può provare a chiederlo e digli che veramente sono in situazioni non gradevoli. Spinelli è un po' in difficoltà, evidentemente, anzi sicuramente ha ricevuto l'ordine di tenere un po' a freno la minore, quindi con la educazione che lo contraddistingue, cerca di non offendere la minore, ma chiaramente prende le distanze. Va bene, adesso me lo segno, vedrò, anch'io non lo vedo da 2 o 3 giorni, insomma è una telefonata sicuramente di aiuto. Il giorno successivo, il 14/9/2010, alle ore 13:23, progressivo 14:52, è di nuovo sempre la Rubi che ricontatta Spinelli e gli spiega, e Rubi chiede: ma ha avuto possibilità di parlare con lui? Ora, se io dico che lui è l'imputato Berlusconi, non credo che nessuno possa interpretare la mia interpretazione malevola. E Spinelli dice: no, l'unica possibilità che abbiamo di solito è lunedì. Vi ha riferito Spinelli che appunto la giornata del venerdì è dedicata a Spinelli per le questioni ovviamente che riguardano la vita dal punto di vista economico della famiglia Berlusconi, e quindi gli dice: no, io non l'ho avuto ancora, prende tempo. E Rubi dice: ma io sono veramente nella merda. Cioè la richiesta di aiuto si fa sempre più consistente. Un'ulteriore telefonata è il 17:43, quindi comincia anche Rubi, come hanno fatto le altre, a sfiancare Spinelli, non potendo più interloquire direttamente con il presidente Berlusconi, e diventa ancora una volta il ragioniere Spinelli vittima di questo sistema. Quindi diciamo il 17:09, alle ore 16:17, un'ulteriore telefonata, il progressivo 16:43, e anche in questo caso Spinelli prende tempo, dice: non l'ho ancora sentito, non so perché, per come, e Rubi dice: sì, perché lui mi aveva detto che mi avrebbe aiutato per tutto il periodo, però non l'ho più sentito. E ho perso anche il contatto, ho cercato di chiamare Villa Grazioli, Villa San Martino, ma non mi risponde, non me ne risponde tutte e due, mi risponde sempre la segreteria.
E dice Rubi, mi servono solamente 5.000 euro. A fronte di queste telefonate, evidentemente, anzi sicuramente per impedire, e poi diremo perché il termine impedire non è anomalo in questa situazione, ricordiamoci che aveva già reso interrogatori alla magistratura, il 22/9/2010, dopo tutta una serie di telefonate chiarissime, addirittura Rubi chiede come si arrivasse in auto a Segrate, viene fermata, perché naturalmente i telefoni erano sotto controllo, alle 19.45 a Genova, quindi è un controllo ad hoc, scaturito appunto dal contesto delle telefonate che ora vi ho annunciato, vi ho relazionato, e viene trovata in possesso della somma di 5.000 euro suddivisa in banconoti, tutte da 500 euro. Ora, perché a questo punto possiamo affermare senza ombra di dubbio che a quella data, poiché le intercettazioni telefoniche non erano disvelate, perché non v'era alcuna, diciamo, agitazione mediatica rispetto ai fatti milanesi, siamo nel settembre, siamo quasi a fine settembre, è ovvio che, temendo che la minore potesse compiere degli atti a sfavore di Berlusconi, e cioè disvelare quello che aveva sempre sottaciuto fino a quella data. Da un lato è vero che sono minorenne, quindi tenere il piede in due staffe, dall'altro non ho fatto sesso. Non v'è dubbio che in quel momento scattano le difese di un certo tipo. E non v'è dubbio, per le ragioni che ora spiegherò, che l'imputato Berlusconi sapeva, ed era stato informato ovviamente dalla stessa Rubi, che aveva reso dichiarazioni all'autorità giudiziaria, cioè che era stata chiamata a rendere testimonianza e che aveva dovuto riferire qualcosa. A fronte quindi dell'episodio però di costrizione del 22/9, perché bisognava in qualche modo tacitare, quindi con l'elargizione di 5.000 euro in contanti, e a fronte della situazione degli interrogatori, quindi siamo a fine, lo ripeto, è importante la sequela degli avvenimenti, noi che cosa viene fatto? Viene allontanata nella maniera quindi che non ci fossero rapporti diretti tra l'imputato e la minore. Abbiamo che entra in ruolo la figura di Spinelli, che media e che comunque a un certo punto, avendone ricevuto chiaramente disposizioni, elargisce una somma di denaro tampone. E anche dopo il sequestro della somma di 5.000 euro del 22/9 abbiamo il 18/10/2010 un'ulteriore telefonata in cui Rubi chiede se ha notizie, se ci sono novità, lo prega di parlare di lui, di lei, a lui io intendo Silvio Berlusconi, perché non ci sono altre possibilità di interpretazione. Ancora il 19/10 alle ore 19.09, progressivo 56/22, Rubi ancora insistentemente a Spinelli, ci sono novità, e Spinelli dice non sono autorizzato a fare nulla. Ma dice Rubi, ma non gli può parlare per telefono, visto che Spinelli prende tempo e dice ma io lo vedo di lunedì in lunedì,
tranne le volte in cui è impegnato e non può neanche ricevermi ad Arcore. E lei dice, ma parli per telefono? E Spinelli dice, no, no, no. Siamo al 19 ottobre 2010. E in questa fase, anche se faremo un passo indietro, è significativa, oltre ogni ragionevole dubbio, la telefonata del 27/10/2010, delle ore 18:04, progressivo 64:15, siamo al giorno dopo la prima notizia pubblicata sul quotidiano Il Fatto della minore e della situazione, anche se abbozzata, diciamo del giorno 27 e 28 maggio. Che cosa dice? Per favore, Farubi, parli con lui, cerchi di averla, la situazione sta diventando veramente molto critica. Io ho bisogno del suo aiuto, perché veramente non so come fare. Siamo al giorno dopo il 26. Ma cosa succede il giorno, dobbiamo fare un passo indietro, 6 ottobre. Abbiamo visto Ruby che riceve una somma di denaro dopo insistente, che cercano che non abbia contatti con l'imputato Berlusconi, ed è inutile che io insista per le ragioni per le quali non doveva esistere nessun tipo di contatto. Viene fatto un fermo, un sequestro di soldi, quindi il fatto del 22 è disvelato, cioè nel senso che ancora nulla si sa delle intercettazioni, però di fatto viene trovata in possesso di questo denaro, anche se chiaramente non dirà al momento del controllo da chi avesse ricevuto questo denaro. Però Berlusconi sa, e non solo lui, che quel denaro proveniva da ragioniere Spinelli. E dov'è la prova incontrovertibile? Che sapevano anche perché l'avevano appreso da Ruby, a meno che non pensiate che siano stati i pubblici ministeri a disvelare la notizia all'imputato Berlusconi, perché se no da qui non si scappa. Che cosa succede? Il 6 ottobre, e questo lo si capisce da contatti di Luca Rizzo, che a Genova avrà una relazione, poi diventerà, non so se è sposato, compagno, poi marito forse, non lo so, è comunque il padre di una bambina che non so quanti mesi possa avere oggi. Ebbene, Ruby, che è imputato a Genova perché in quel periodo, dalle foto e dai filmati che noi abbiamo trovato nella disponibilità di Ruby, viene accusato giustamente dalla procura di Genova, dove gli atti sono stati trasmessi, per pornografia nei confronti di un minore. Una, appunto, di quelle norme che giustamente dal governo Berlusconi e dal ministro delle pari opportunità, se non mi sbaglio, onorevole Carfagna, è stato aggiunto, e perché, lo ripeto, il minore venisse tutelato in tutte le proprie manifestazioni. Ebbene, che cosa succede il 6 ottobre? Abbiamo tutta una serie di messaggi e telefonate tra appunto Luca Rizzo, che è già in contatto con la Ruby, fidanzato o con la Serena Facchineri, e si scambiano una serie di messaggi. È Luca Rizzo il primo, progressivo 56-67 del 6-10, ore 22:43, 22:43. Sono nel mezzo di un interrogatorio allucinante. Ti racconterò, ma è pazzesco. 22:45, progressivo 56-68, ovviamente la stessa giornata.
È Serena che risponde, stai attento, ricordati il grano. Ricordati grano, anzi. Beh, io interpreto grano come danaro, fa pure rima. Non credo che la Serena potesse riferirsi a un campo di grano. Alle 23.42.13, progressivo 56.82, è Luca Risso che risponde. Sono ancora qui, è sempre peggio. Quando ti racconterò, ti renderai conto. Siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi da 90. 23.42.16, progressivo 56.81. Sempre Luca Risso spedisce a Serena. Non so che cazzo ci faccio qui. Se vuoi ti chiamo, capisci? Ti chiamo, rispondi, ma non parlare, solo se nel silenzio assoluto, ok? Alle 23.47, sono uno dopo l'altro. È Serena che spedisce a Luca Risso. Qualcosina, ma prendeva male, dove sei? Perché stanno interrogando Rubi? E perché tu ascolti tutto? C'è Lele o solo l'avvocato? Una persona evidentemente che poco ne sa di legge, immagino, con tutto il rispetto che io porto alla signora Facchineri, si chiede, ma perché tu ascolti tutto? C'è Lele o solo l'avvocato? Perché stanno interrogando Rubi? Possiamo immaginare che due persone dell'entourage di Rubi, Luca Risso, che già aveva una relazione, che poi diventa il compagno, che poi ne diventa il marito, che poi diventa il padre della figlia della minore, stanno parlando di una Rubi diversa? È un'interpretazione malevola se il pubblico ministero vi dice che stanno parlando di Rubi, che qualcuno sta interrogando Rubi? Non è la magistratura, signor Presidente. Non sono pubblici ministeri, né di Milano né di altre autorità giudiziarie. Ancora 23.54... progressivo 56-87, è Luca Risso che risponde a Serena che chiedeva queste notizie e che cosa dice? C'è Lele, malevolo al pubblico ministero, dottoressa Ilda Boccasini, se vi dice che Lele è Lele Mora? Se lo pensate lo sono. L'avvocato, Rubi, un emissario di lui, una che verbalizza. Comunque tranquilla, è tutto molto tranquillo. Sono qui perché pensano che io sappia tutto. Poi c'è una telefonata del 7, perché i messaggi vanno avanti e arriviamo a cavallo della notte del 7, alle ore 0.39. È una intercettazione tra Luca Risso e appunto la Serena. Lei è su, dice Risso a Serena, che si sono fermati un attimino perché siamo alle scene hard con il P, con la persona. Ma figurati, con lei, guarda, ti racconterò tutto. Quindi, il 6 ottobre, qualcuno sta interrogando Rubi. E questo interrogatore avviene alla presenza di estranei, addirittura di persone come Lele Mora, che hanno un interesse diretto. O comunque, a parte la partecipazione o non di Lele Mora, sta di fatto che Luca Risso è lì presente, e le celle ce le danno in una determinata zona di Milano, e come abbiamo imparato sui codici, nessuna persona estranea può essere presente all'interrogatorio, a meno che in questo caso, per esempio, trattandosi di una minore, dovrebbero assistere i genitori della minore. Quindi al 6.10 abbiamo la prova documentale. Noi non sapremo
i contenuti di questo, cioè che cosa viene chiesto a Rubi, è una cosa, che cosa chiedono a Rubi, su che cosa la interrogano. Sappiamo che è lungo, ce lo dice Risso, che è lungo, e sappiamo che si parla di un lui, di scene hard e di tutto quello, addirittura, che dice stiamo ancora a gennaio 2010. Questa è la situazione che ci conferma, oltre ogni ragionevole dubbio, che il 6 ottobre sapevano l'imputato Berlusconi che la Carima aveva reso interrogatorio all'autorità giudiziaria nel luglio e nell'agosto 2010, e non v'è dubbio che i contenuti di quegli interrogatori sono stati poi analizzati e chiaramente argomentati in maniera diversa. Perché dico questo? E che cosa mi conforta in questa ipotesi accusatoria, che ipotesi non è, Presidente, è certezza probatoria, che in quel periodo, prima del 26, che c'è una prima discovery, chiamiamola così, e cioè l'episodio della Carima, gli interrogatori, e cioè, quindi i giornali che cominciano, vengono prima effettuate delle, per carità, è consentito dal codice. Io faccio rilevare soltanto l'anomalia delle date, perché le indagini difensive che poi sono state depositate, poi vedremo anche con alcune anomalie, allora, in primis, quasi tutti i testi vengono sentiti ad Arcore, che mi sembra un qualcosa di eticamente non corretto, visto che si poteva immaginare che se, come ho detto, gli interrogatori che coinvolgevano l'imputato Berlusconi per le presenze anche della Rubi ad Arcore, farle lì forse non era opportuno. E sono state fatte nelle giornate anche precedenti, diciamo, alla prima discovery. Pezzotti, Durante, Brunamonti, Di Bono Daphni, Mariani, Apicella sono sentiti il 21-10-2010. Fagioli, Binetti, Nigro, Ronzulli, Garcia, Polanco vengono sentite il 25 ottobre. Zangrillo, Gasmondi, Pontillo, Reccia, Brunama, Gallo, Mora, Puricelli, Battaglia, Santanché, Loddo vengono sentiti lo stesso giorno che esce l'articolo sul giornale, e anche queste sono esclusivamente ad Arcore. Quindi, contestualmente all'articolo, penso, sul Fatto Quotidiano, vengono ascoltate nello stesso giorno, a partire dalle 10.20, 13.05, 15, 20.10, 13.40, 11.30 e giù di lì, altri testi. Poi abbiamo una tornata il giorno successivo, il 27 e il 28, e le prime indagini difensive, ovviamente, che noi apprendiamo nel momento in cui vengono depositate. Quindi è una cronistoria che io posso fare, che posso fare oggi, perché ho esaminato, non mi importa oggi dei contenuti, sarà un problema del collegio ritenere che se è vera e risponde alla realtà processuale l'illustrazione delle serate di Arcore che ha rappresentato la procura nella persona di San Germano, oppure siano rispondenti al vero quando vengono sostenuti dai testi a difesa. Questa è una valutazione, più di quello che noi abbiamo detto per sostenere l'ipotesi della procura, certamente non perderemo qui tempo a evidenziare ulteriore fatti. Ora, tra le persone che vengono sentite ci sono anche persone che sapevano, per esempio, della minorità, come vi abbiamo detto, della Rubi. Pensiamo a Lele Mora, pensiamo a Minetti,
pensiamo alla... Fermiamoci a Minetti e Lele Mora. Ora, fino a quella data, l'unica cosa che poteva essere disvelata dalla stessa Ruby, non vi sono altre spiegazioni e non credo che ne riuscirete a trovare, con tutto il rispetto che io porto al Tribunale, è che l'attivazione che c'è nel periodo settembre-ottobre fino al 26 ottobre, che succede qualche altra cosa che non era prevedibile, quindi articoli di giornale in cui cominciano a uscire delle notizie riferibili soprattutto ai fatti del 27-28 e la frequentazione, cioè questa minore che realmente esiste e che frequentava Arcore. Ebbene, ovviamente non erano disvelati, e lo saranno soltanto in un'epoca molto più in là, il contenuto delle intercettazioni telefoniche che ovviamente, come ho detto, nel periodo agosto-settembre a scalare, non tutti agosto-settembre altre, e poi ottobre quando il clou, erano sotto controllo. E abbiamo visto proprio da queste intercettazioni telefoniche come il ruolo di Carima, l'aiuto che lui chiede e che lei chiede a Spinelli nel momento in cui giustamente, cioè è ovvio, è una strategia unica, viene impedito qualsiasi contatto diretto tra la minore e l'imputato. Nelle indagini, fra le indagini difensive ovviamente non v'è una dichiarazione che riguarda Ruby, però possiamo dire che il 14 gennaio, a seguito delle perquisizioni, viene ritrovato nel computer della minore un file che risulta creato il 2 ottobre 2010, quindi diciamo prima del 6 ottobre, quando la stessa viene interrogata a lungo, per ore, da rappresentanti di lui, così come ci riferisce Luca Risso. E non lo riferisce a me o al dottor San Germano o quindi Battimento, che se non ricordo si è avvalso della facoltà di non rispondere perché è imputato di procedimento connesso a Genova. Lo dice e lo riferisce all'allora sua socia, compagna, fidanzata, non so come definirla. Lo dice lui. E in questo file trovato spiega come ha conosciuto Lele Mora, che è Fede che la porta all'agenzia di Lele Mora, che la prima volta che accompagnarmi a casa è molto sfumata qui Silvio Berlusconi, molto carolosa, c'erano 30 ragazzi, c'è Nammo, eccetera, ma naturalmente è importante che qui vengono inseriti degli elementi di cui lei non si può tirare indietro, il bunga bunga per esempio, perché ne aveva parlato alla magistratura, e quindi viene fatto sulla base, se voi raccontate questo appunto con quello che lei dichiara nei vari interrogatori tra verità e falsità, vedete che naturalmente questo appuntino appatta con le cose, diciamo, non vere. Cosa facciamo un passo indietro? Il fatto che lei fosse stata sentita dai magistrati non lo disvela soltanto ai rappresentanti di lui, così come ci dice Luca Risso il 6 ottobre 2010, per ore, ma anche per esempio alla signora Randazzo, perché il 7-9-2010, e quindi siamo prima
del sequestro della somma di 5.000 euro. Siamo però nel periodo in cui lei a Genova si prostituisce, che cerca contatti per avere denaro dall'imputato Berlusconi. Cominciano i contatti reali con Spinelli, mentre invece prima vi ho riferito che dall'esame dei tabulati, mentre tutte le altre ragazze, soprattutto quelle che si prostituivano e che ricevevano denaro, erano in filo diretto con Spinelli, con continue richieste di denaro, la minore, che aveva la possibilità di averli direttamente dall'imputato, nel momento in cui succedono le due schegge impazzite, 27 e 28 maggio, e soprattutto il 5 giugno con il bisticcio con la consensuale, naturalmente le richieste vengono filtrate anche per lei con Spinelli. E con la Randazzo che cosa dice? Progressivo 732. Gli ho detto, io ho negato il fatto, sta raccontando degli interrogatori che ha reso non al rappresentante di lui, ma quelli che ha reso ai rappresentanti delle istituzioni, che sono i pubblici ministeri. E dice, io ho negato il fatto che Silvio sa che sono minorenne. Gli ho detto che lui sa che io sono maggiorenne, perché non voglio metterlo nei casini. Ancora, abbiamo una telefonata dell'8 settembre 2010 con un'altra persona vicina alla minore, che è Antonio Passaro. E che cosa dice della sua, furbizia ma anche ingenuità, la minore? Ma sai, la mia fortuna è che, cioè sono minorenne, perciò le supero tutto. Stanno parlando di quello che dicevo prima, a livello mediatico si sapeva della vita privata, ma privata fino a un certo punto, perché coinvolgevano persone anche che commettevano reati, vedi Tarantino, quindi in generale sulla storia delle serate. Ma sai, la mia fortuna sono minorenne, perciò le supero tutto. D'altronde non è che mi fanno chissà che cosa. Era il mio punto di forza. C'è appunto un significato, come lo chiami, papi, eccetera, fai come la napoletana, il riferimento alla Noemi penso che sia pacifico, papi lo chiamava, e poi c'è la famosa frase di Karima che dice quella è la pupilla, io sono il culo. Quindi diciamo che in un periodo precedente alla Discovery, quindi siamo a settembre, e in un periodo precedente anche alla somma di denaro, lei non solo ha raccontato al diretto interessato, aveva un interesse forte, da un lato la paura comunque che era stata sentita, ma come poi vedremo documentalmente provato, il fatto che diventava un'arma di ricatto, è un termine brutto, un'arma forte che la minore aveva nei confronti della persona con cui aveva fatto sesso nella consapevolezza che fosse minorenne. Ora, il 26 ottobre 2010, come abbiamo detto, c'è un articolo sul giornale, si fa riferimento ad una ragazza di nome Rubi, di nazionalità marocchina, che sta rendendo dichiarazione all'autorità giudiziaria milanese. E sintomatiche sono proprio le telefonate che il 26 la Rubi fa con il padre. Non il padre padrone, io ci tengo a tornare di volta in volta su questo, non il padre violento, non il padre che voleva costringere la figlia a non abbracciare un'altra religione, un padre tranquillo, persona disponibile, modesto, così come viene descritto da tutte le persone con cui è entrato in contatto. E al padre riferisce, dai giornali parlano della vicenda Berlusconi, e al padre, e no, vedremo che non sarà soltanto al padre, riferisce, dille tramite terze persone che le pago il prezzo che vuole, l'importante è che tenga la bocca chiusa e che neghi tutto,
Vuol dire anche che è pazza, l'importante è che, mi tiri fuori da questi affari. Io che non ho mai visto la ragazza, che abbia 17 anni, che non è mai venuta a casa mia. Adesso stiamo parlando di questo, dice al padre, ti chiamo dopo, quando finisco con lui ti chiamo. Questa è Ruby che parla con il padre. Ancora, 26/10/2010, lo stesso giorno, e questa è molto importante perché questa telefonata funge da ambientale, cioè forma un numero nell'attesa che dall'altra parte le rispondano, lei parla con una persona che ha vicino. E dice, è da un anno che lo vedo, ancora lo vedo. E anche a questa persona, di passare per pazza, salvami. È un caso, sempre riferisce, che supera quello della D'Addario, persona realmente esistente, sappiamo che vi è stato un procedimento in corso presso un altro ufficio giudiziario, e non spendo una parola, ma non stiamo parlando certamente di cose inesistenti. E della Letizia, anche in questo caso, sappiamo che il riferimento non può essere che a Noemi Letizia, perché tu eri proprio minorenne. Adesso siamo tutti preoccupatissimi. Molto, molto significativo. Scusate, questa è un'intercettazione, mi sono sbagliata. Quella di cui dicevo che funge da ambientale è la successiva, sempre siamo al 26.10, ore 21.48, progressivo 63.58. Dal cellulare di Ruby parte questa telefonata, inoltrato la chiamata, il numero squilla libero, nell'attesa si rivolge a una persona che era lì vicino a lei, quindi abbiamo un ambientale. A parte che io ho negato tutto, no, sono andata a casa sua, ma lui pensava che io fossi maggiorenne, pensavo che aveva 24 anni, poi dopo che ha scoperto che era minorenne mi ha buttato fuori di casa, sta cercando di salvaguardare lui, così mi torna in tasca qualcosa, cioè sta raccontando, né più e né meno, quello che poi sosterrà ai magistrati che ha sostenuto, che non sapeva che era minorenne in un primo tempo, ma poi in un interrogatorio dirà che sapeva perché gliel'aveva riferito l'elemora, e tutto questo per salvaguardare lui, ma soprattutto perché a me in tasca mi torna qualcosa. Poi andremo a vedere se in tasca è arrivato qualcosa, più tutto quello che aveva ricevuto. E a tal punto, sempre il 26/10/2010 alle 21.50, progressivo 65-60, abbiamo una telefonata ancora con la Randazzo. Io ho parlato con Silvio, gli ho detto che voglio uscire almeno con qualcosa, cioè mi dà 5 milioni. 5 milioni a confronto del macchiamento del mio nome. Cioè dice, insomma, capisce chiaramente, vuole soldi, ha quantificato in quel momento anche una cifra, 5 milioni risponde grazie, e andremo poi a vedere se questo si è verificato. Ancora, il 28, progressivo 65-17, ore 9.46, e lei dice all'interlocutore, Silvio mi chiama di continuo, possiamo dire che è un altro Silvio? Io dico che Silvio Berlusconi, l'imputato attuale. Lui mi ha detto, cerca di passare per pazza, cerca di passare per quello che puoi, pazza, racconta cazzate, ma io ti sarò sempre vicino. Di qualsiasi cosa e avrai da me qualsiasi cosa tu vuoi. Con il mio avvocato, dice sempre la Ruby, gli ho chiesto 5 milioni di euro, quindi ritorna con un altro interlocutore la cifra di 5 milioni. Ancora nel corso di un'altra telefonata, siamo alle 10.33 del 28,
riferisce ad un'altra persona, a nome Antonella, quindi vari interlocutori: Silvio mi ha chiamato ieri dicendomi, Rubi, ti do quanti soldi vuoi, ti pago, ti metto tutto in oro, ma l'importante è che nascondi tutto, non dire niente a nessuno. E Rubi fa capire che farà quello che vuole, l'importante è che a me mi sta riempiendo di soldi. Ancora, 28.10, sempre 10.47, progressivo 65.41, ancora con un interlocutore, un altro, dice, ti do quanti soldi vuoi, riferisce Rubi, parlando ovviamente dell'imputato Berlusconi, e che passi per pazza, spara cazzate, non devi raccontare la verità, ti do tutti i soldi che vuoi, ti copri in oro, però non dire niente. E finisce, è sintomatico, come a dire, tra poco diventa maggiorenne, fanno di nuovo riferimento alla Noemi Letizia, qua con nome e cognome, come a dire, lei era maggiorenne, io sono minorenne, perché gli anni, appunto lo dice, li compio tra qualche giorno, il 1° novembre, il che sta a significare che nel momento in cui nei limiti temporali frequentava e ha fatto sesso con l'imputato Berlusconi, previo pagamento di denaro, non v'è dubbio che la minore era minorenne, perché era minore degli anni 18. Ancora un'altra telefonata con Passaro, siamo in un periodo ancora successivo, il 15-12, progressivo 919, stanno commentando la situazione del paese, cioè era possibile che il governo non ottenesse la fiducia, siamo quindi a dicembre 2010, quindi commentano i fatti politici e Rubi dice no, no, non è per quello, è perché finché ci sta lui io mangio, se no, se lui se ne va, che cazzo mangio più? Ecco, quindi la preoccupazione della minore non era tanto per le sorti del nostro paese, e anche oggi del suo paese, ma perché naturalmente riteneva, in questo ovviamente non è condivisibile, che se, ma perché lo diceva furba la minore? Non è che se non diventava presidente del Consiglio e non avesse avuto la fiducia perdeva automaticamente le sue enormi disponibilità economiche, no? È che perdeva lei il cavallo a cui aggrapparsi e poter fare pressione, e cioè che era presidente del Consiglio in carica e quindi avrebbe potuto sfruttare vieppiù lei la carica della persona con cui aveva fatto sesso a pagamento. Ora, a proposito dei soldi e quindi le richieste di denaro, sono di estremo interesse probatorie le telefonate che ci sono state tra l'avvocato Giuliante, che all'epoca delle captazioni non era più l'avvocato difensore, bensì l'avvocato Massimo Di Noia, fatte qualche giorno prima delle perquisizioni dell'11 gennaio 2011. Ancora, non erano state disvelate ovviamente i contenuti delle intercettazioni telefoniche, nulla si sapeva di quanti e quali telefoni erano sotto controllo, quindi nel contesto della strategia investigativa valutate ancora di più tutti gli esiti dei colloqui che non sono né dei pubblici ministeri né sono interpretazioni, ma provengono esclusivamente dalla minore. Ebbene, è pacifico che vi sono alcune telefonate in cui si capisce chiaramente, anzi lo dicono chiaramente, che tramite le avvocati, in questo caso l'avvocato Di Noia, doveva essere dato alla Rubi una somma di denaro, proveniente ovviamente dall'imputato Berlusconi. Faccio riferimento e ricordiamoci la voce, cioè le telefonate in cui lei con più interlocutori fa riferimento allo Stato a quell'epoca
della somma di 4 milioni di euro. Ebbene, telefonata del 7/1/2011, progressivo 2200, e qui è con Luca Rubi, Luca Risto e Luca Zuliante, parlano di un aiuto, chiedono, praticamente mi aveva dato una volta un aiuto tramite sempre l'avvocato, sempre Rubi, avrei bisogno dello stesso aiuto perché in questo periodo non sto lavorando. Quindi è una richiesta di aiuto ovviamente economico. Abbiamo poi il 10 gennaio alle 18.05 una telefonata progressivo 2381 con l'avvocato Giuliante che è con la, sempre la minore. Vedo Massimo domani pomeriggio per quella cosa che mi hai chiesto, ma ne ha già parlato con la persona diretta, dice la Rubi. Luca, no, lo faccio attraverso Massimo e poi ti faccio sapere. Il 12 gennaio riceve una telefonata dalla segretaria Giuliante in cui si fa riferimento ai contatti tra l'avvocato Giuliante e Massimo, che noi, ma poi si capisce anche che lo vedremo documentalmente, l'avvocato Massimo Di Noia. Come pure abbiamo il 25/09 del 12 gennaio 2011, sempre tra Luca Giuliante e Rubi, Rubi si informa se aveva parlato con Massimo e l'avvocato Giuliante dice tutto a posto, non ti preoccupare. Sempre il 12 gennaio alle 15.56 è sempre la minore che telefona a Giuliante e gli chiede se è già andata da Massimo. Parlano, sembrerebbe sempre della questione dei soldi o di qualcosa che deve ricevere, e a un certo punto la Rubi dice il discorso è che la somma è grande, perciò comunque vedi che devo fare prima e poi ci sentiamo. Questa è la situazione che noi abbiamo fino al gennaio 2011. Che cosa noi troviamo il giorno 14 gennaio, quando vengono effettuate le perquisizioni rispetto ad alcune delle persone che frequentavano Arcole, soprattutto che abitavano in via Oggettina a spese dell'imputato Berlusconi, della Minetti, e ovviamente viene perquisita anche la minore. Che cosa troviamo? Troviamo un biglietto in cui con sua scrittura annota 4 milioni e mezzo da Silvio Berlusconi che ricevo tra 2 mesi. Ora, le telefonate dove lei, parlando di questa cifra, 5 milioni, poi vedremo che 4 milioni e mezzo più un'altra cosettina che esce dagli altri appunti che troviamo, la fa in tempo, ripeto, non sospetto, e cioè prima che si disvelassero i telefoni sotto contratto, parlandone con più interlocutori, tra cui, ricordatevi, il padre. Poi troviamo, sempre appuntato dalla minore, un elenco di cifre con le causali. 50 milioni per il libro, 12.000 campagna intimo, 12.000 campagna FARD, 20.000 da Luca Risso, 70.000 conservati da Di Noia, 170.000 conservati da Spinelli. Ora, se voi fate il calcolo di queste, lasciamo i soldi che poi non sappiamo se li ha ricevuti per l'intimo, eccetera, con i 4 milioni e mezzo c'è sta. Quindi noi abbiamo un riscontro documentale scritto dalla stessa minore che nello stesso periodo, a partire dal settembre, fine settembre 2010, dice di aver ricevuto una somma di denaro, e che il fatto ancora più probante è che conservati da Di Noia, conservati da Spinelli queste altre cifre, ma perché?
che ricevo tra 2 mesi, perché è evidente, lo dice anche nel contesto di una telefonata, è evidente che non poteva apparire con una disponibilità economica in un momento così topico per l'imputato Berlusconi, che con le perquisizioni si stava disvelando, tant'è che ha ricevuto proprio in quel contesto l'invito a comparire per l'ipotesi di corruzione e 600 bis, che lei potesse fare scempio, visto che comunque è una ragazza giovane, di soldi che non poteva ovviamente aver fatto in altra maniera, sia lecita che illecita. E allora ricordiamo appunto le telefonate con Randazzo, 5 milioni, ricordiamo anche il 28-10, l'altra telefonata dove parla ancora di 5 milioni. Dalle analisi della documentazione bancaria, del conto personale dell'imputato Berlusconi per l'anno 2010, aveva egli la possibilità di elargire a Rubi una somma così rilevante? E la risposta è sì, Presidente, perché come vi ho detto, la somma complessiva di denaro contante che è stato prelevato solo su questo conto, perché questo abbiamo analizzato, è pari a 12.882.000 e disperi, che sono stati prelevati e per l'esattezza abbiamo nella solo ottobre la somma e novembre e dicembre di 980.000 euro in contante a ottobre, 1.500.000 a novembre, 2.541.000 soltanto nel mese di dicembre, che come vedete possono coprire abbondantemente le somme che è stata elargita a Rubi. Che cosa poi ritroviamo nel corso delle perquisizioni? Altra cosa che, consentitemi, non ho trovato brutta, perché com'è possibile che a casa della De Vivo e Guerra vengano trovati verbali di altre persone, delle indagini difensive? Perché? Chi li ha consegnate? Cioè quale gioco, quale scambio venivano effettuati? E difatti il verbale di indagini difensive a carico di Eleonora De Vivo veniva quello di Barbara Guerra veniva rinvenuto a casa della Polanco e non era firmato. Verbale che però veniva fatto, presenti le persone, bla bla bla, gli avvocati, redatto a Milano il 25/10/2012 alle ore 18:40. E perché? E come mai dei verbali non firmati vengono trovati a casa di altre persone? Ancora peggio, avvocato, io ricordavo non firmato. Comunque, ha ragione. Ora, il fatto della convocazione, per esempio ad Arcore, nella residenza, e quindi non una sede istituzionale, peraltro una sede dove nei capi di imputazione e di quello che già appariva nell'invito a comparire era indicato come un luogo in cui venivano commessi dei reati, il giorno 15/2011, quindi siamo a un giorno dopo le perquisizioni, vengono convocate tutte le persone che hanno ricevuto la perquisizione ad Arcore. Io ora indico soltanto le conversazioni perché se no abbiamo sull'utenza della Fagioli che parla con Alessandra Sorcinelli, progressivo 741 del 15 gennaio,
Abbiamo la Fagioli sempre verso Alessandra Sorcinelli, progressivo 743 sempre del 15 gennaio. Abbiamo poi sempre progressivo 746 del 15 gennaio, Fagioli verso Arisleida e Spinosa. Abbiamo progressivo 1191 del 15 gennaio e Spinosa in uscita verso la Polanco. 870 progressivo sempre del 15 in entrata sull'utenza di Barbara Fagioli da parte della Polanco in una catena e progressivo 756 del 15 gennaio Fagioli in uscita verso la Minetti. E riferisco solo l'ultima, Barbara. So che è brutto dirtelo, però mi ha chiamato la segreteria del presidente e mi hanno passato il presidente e mi ha detto di convocare tutte le ragazze e parlare con l'avvocata alle ore 19. Ora, il collega San Germano gli ha già illustrato le ragioni per le quali ad Arcore era presente un sistema corruttivo prostitutivo, organizzato per il soddisfacimento del piacere sessuale di Silvio Berlusconi. Le persone che vengono invitate non solo sono le persone che partecipavano a queste serate, ma anche per esempio la Minetti, che nel momento in cui si è disvelato con la possibilità di capire che cosa la procura aveva acquisito, perché basti pensare che l'invito a comparire era di 800 pagine rotte, erano tutti contenuti le intercettazioni, tutti i ruoli che la procura riteneva che avessero si fossero adoperati sia Lele Mora, sia Emilio Fede, sia la Minetti, eccetera. La Minetti addirittura indagata di reati gravi come induzione e favorire la prostituzione anche in danno di una minorenne. E ora noi abbiamo visto che sono sfilate anche qui in dibattimento e da quello che abbiamo letto, per carità, in indagine difensiva, che è emerso uno spaccato, insanabile direi. Da un lato la ricostruzione che vi è stata fatta dal collega San Germano, che si basa sul contenuto di intercettazioni telefoniche, da documenti, da dichiarazioni rese di alcuni partecipanti a quella festa. E poi abbiamo delle dichiarazioni di persone che vi partecipavano in qualità anche per quel soddisfacimento di cui abbiamo già parlato dell'imputato Berlusconi e anche persone che erano presenti là le stesse giornate, penso a Rossella, che insomma è stato anche direttore di una testata importante come La Stampa, penso, lo stesso Emilio Fede era indagato, penso insomma ad altri personaggi. Ebbene, voi avete assistito a due interpretazioni, cioè è come se paradossalmente le persone che venivano indicate con quei contenuti, con quelle situazioni dalla procura, poi le altre persone o le stesse loro avevano vissuto nella stessa giornata, erano in un altro pianeta, in un'altra casa, in un'altra scena. Quindi, ora, soffermarmi su questo, io lo riterrei quasi offensivo. Sarà a voi decidere se quanto prospettato dall'accusa corrisponde realmente alla situazione in Arcore nel periodo oggetto di contestazione, oppure se dare adito e credito alle versioni fornite dagli imputati. Certo, però, non si può non tener conto dei bonifici prima e dopo che noi abbiamo potuto avere notizia da documenti bancari, macchine regalate alle partecipanti, dove i documenti, presidente, sono stati acquisiti, sono stati prodotti, emerge senza ombra di dubbio che tutte le spese provenivano dall'imputato Berlusconi.
La Trevaina che riceve dei bonifici pari quasi a mezzo milione di euro per l'acquisto di una casa e un box a Segrate. Gli appartamenti di Via Orgettina, dove vivevano le persone che poi facevano sesso e non solo partecipazione alle serate in via in Arcore. Ora, di fronte a questa situazione è ovvio che o si accede ad una ricostruzione o si accede ad un'altra. Una via di mezzo è non esiste una zona grigia, perché le testimonianze hanno fatto in modo di essere così diametralmente opposte che non si può dire, come nel caso di Rubi, che da furba dice verità e le mischia con fatti falsi. No, lì o è bianco o è nero. E consentitemi anche il fatto, per stesse ammissioni delle testi, che poi, con delle motivazioni che ovviamente la Procura non condivide, ma per le ricostruzioni documentali che noi ci siamo sforzati, prima San Germano e oggi io, di illustrare al Collegio, e cioè che le persone ricevono oggi, e appena è stata fatta discovery, sono a libro paga dell'imputato Berlusconi. Perché sono state danneggiate? Ma che danneggiamento hanno subito dalle immagini, eccetera? Persone che, alcune di queste facevano esclusivamente, peraltro, le prostitute. E quindi valutate voi se avere e intere testimonianze, più testi a libro paga, possa significare un qualcosa di diverso rispetto all'interpretazione che ci viene prospettata. Così come, per esempio, l'ho già detto, la testimonianza della Loddo. La Loddo non era la notte del 28 maggio 2010 in questura. Quindi ha mentito. E anche l'imputato nelle sue dichiarazioni ha mentito, ma è un suo diritto, lo prevede il codice. Ma noi abbiamo ricostruito documentalmente che la signora Loddo non c'era. Che cosa dichiara Berlusconi all'udienza del 19-10-2012? Ricordo invece la telefonata della signora Miriam Loddo, che mi comunicava che Rubi le aveva telefonato in lacrime per dire che si trovava alla questura di Milano, dove era stata accompagnata e trattenuta perché accusata di un furto e trovata sprovvisti documenti. Doppia menzogna. Primo, documentalmente vi abbiamo dimostrato che il cellulare Rubi non lo aveva. Era in via Villoresi, riprende vita quando la minore viene rilasciata con un collegamento internet intorno alle 3 di notte o 4 di notte. Circostanza peraltro che viene confermata da numerosi testi, tra cui Landolfi, che era Cafaro, che erano le persone che materialmente hanno preso la minore nel momento in cui è stata denunciata. Quindi la Loddo mente. Vi ricordo, altro dato documentale, che in questura, quando arriva la consensuale, è effettivamente in compagnia di un'altra persona, la persona viene registrata come consensuale Gonzales Ferreira, nata a Rio de Janeiro il 6-12-73. Bastava controllare i cellulari, cioè lo sforzo che doverosamente i pubblici ministeri hanno dovuto fare
per corroborare le ipotesi accusatorie e quindi un lavoro capillare per vedere se coincideva quello che andava scaturendo dalle indagini, bastava fare un minimo di controllo e vedere che non vi era possibile la presenza quella sera della Loddo in questura. Mi avvio rapidamente alle conclusioni. Però forse facciamo una pausa, pubblico ministero. Vabbè. Di 30 minuti. Di 30 minuti. 20 minuti se vi basta. Pubblico ministero. Sì, come volete. Sì, sì, grazie. 4:20. Prego. Presidente, proprio sono alla fine. La scelta nel contesto degli elementi che abbiamo sin qui analizzato è anche da valutare la scelta fatta, strategia ovviamente difensiva, rispetto alla testimonianza della minore. Facendo un riepilogo, per carità soltanto accennato, noi abbiamo dimostrato, almeno questa è quello che si spera sia avvenuto oggi, che la minore aveva già comunicato di essere stata interrogata più volte dall'autorità giudiziaria. Il 6 ottobre viene a sua volta interrogata o comunque alla presenza di persone riferibili sicuramente all'imputato Berlusconi, e da quello che il segmento che noi prendiamo dai messaggi di Luca Risso, che era lì, vediamo che non può non parlarsi di fatti riferibili a questo processo. La minore, tramite i suoi avvocati, prima Giuliante e poi Di Noia, come emerge dal contesto delle intercettazioni telefoniche, rimane in contatto con l'imputato Berlusconi. Riceve nel periodo successivo ai fatti del 27 e 28 maggio somme di denaro consistenti. Prova documentale, lo ripeto, non sono i 7.000 euro che vengono sequestrati al controllo ovviamente fatto a seguito del contenuto delle intercettazioni telefoniche, che già questo di per sé dimostra come non stesse certamente millantando né il ragioniere Spinelli né tantomeno l'interlocutrice El Marucca. Il riferimento quindi alle ulteriori somme di denaro consistenti ricevute, documentate anche da quegli appunti manoscritti di cui vi ho riferito, che voi avete in atto, trovati a seguito della perquisizione. Ebbene, rispetto alla strategia e al fatto che la Ruby era inserita anche nella lista testi, per carità è una strategia sia del pubblico ministero delle difese, non viene sentita, anzi viene in un primo tempo procrastinata l'audizione, al punto che poi, come tutti sappiamo, per un viaggio improvviso in Messico verrà citata con molti giorni di ritardo, e nel momento in cui si presenta in aula, perché già i pubblici ministeri sin dal luglio 2010 avevano rinunciato, anche la difesa rinuncia all'audizione e dà parere, anzi propone al pubblico ministero del deposito degli interrogatori, che ovviamente il pubblico ministero accoglie. Questa è... C'è da chiedersi quindi, rispetto a tutto l'impianto accusatorio, le ragioni per le quali non hanno inteso
sentire una persona, la parte offesa, che evidentemente l'unica spiegazione che possiamo fornire a seguito, lo ripeto, di quanto è stato illustrato, che la controinterrogatorio del pubblico ministero ovviamente avrebbe disvelato circostanze già note al collegio, contenuti di intercettazione telefonica, documenti eccetera, che avrebbero reso, a giudizio poi chiaramente sempre del collegio, una certa tenuta di un test parte offesa in dibattimento. Ecco, da tutto quello che è stato ricostruito non v'è dubbio che si ritengono provati i reati che sono stati contestati all'imputato Silvio Berlusconi, e cioè la concussione, che era proprio finalizzata quella sera per una scheggia impazzita, per una cosa che non si poteva assolutamente immaginare, il fermo della minore, persona che fino al giorno prima, si può dire, frequentava la sua dimora e che con la stessa aveva fatto sesso e quindi consapevole della minore età. E tutti i collegamenti, lo ripeto, documentali, ricostruttivi della situazione, che messi insieme, come ho tentato di fare stamattina e oggi pomeriggio, danno la certezza che l'imputato è costretto ad intervenire, abusando della sua qualifica di Presidente del Consiglio, proprio per sottrarre la minore da quella sfera protettiva che in quel momento poteva essere la questura, per evitare che lei potesse disvelare, cosa che peraltro ha fatto nel momento in cui è stata presentata una informativa da parte dell'ispettore Ceccarelli con i magistrati. Ora, non v'è dubbio quindi che questi reati si fanno a collocare, lo ripeto ancora una volta, nella prima fase delle requisitorie del collega San Germano, dove incontrovertibilmente è stato accertato che vi erano delle persone che hanno commesso reati favorendo, inducendo alla prostituzione persone che si recavano ad Arcore per ricevere previo pagamento sesso con Silvio Berlusconi. Tra queste persone è stata individuata anche una minore. Qual è stato il comportamento processuale per cui la Procura non ritiene che l'imputato Silvio Berlusconi debba meritare le attenuanti generiche? Proprio in nome della gravità, in primis, dei reati che sono stati commessi. Se pensiamo alla concussione, reato di per sé gravissimo, dove si abusa di una propria qualifica per fare in modo che le persone preposte in quel momento avessero nei suoi confronti un atteggiamento, diciamo così, di favore. Ebbene, la qualifica che oggi ritiene il presidente Berlusconi all'epoca non meritevole, e non solo per questo, delle attenuanti generiche, lo ha, diciamo, salvato nel passato, penso al processo Lodo Mondadori, dove la concessione delle attenuanti generiche, proprio per la sua qualifica attuale all'epoca di presidente, non della commissione dei reati, ma al momento della sua funzione di Presidente del Consiglio, fece in modo della concessione dei benefici e quindi la prescrizione. Processo che, come si sa, con sentenza passata in giudicato, ha stabilito che un giudice della Repubblica era stato corrotto per la situazione riferibile a Lodo Mondadori. Qual è stato il comportamento processuale dell'imputato?
Abbiamo visto e abbiamo parlato che tutti i testi, ovviamente riferibili alla e non solo, che frequentavano l'abitazione di Arcore, erano e sono a libro paga. Le indagini difensive, corrette, doverose, sancite dal codice di procedura penale, sono state fatte però in luoghi, consentitemi, non consoni, non presso l'ufficio o sempre di un legale, ma anche, come abbiamo visto dal contenuto delle intercettazioni, sia dopo il gennaio 2011, ma anche prima, ad Arcore, cioè nella sede. Ora, io non so quale tipo di intimidazione psicologica possa ricevere una persona che viene sentita in quel contesto. E non possiamo dimenticare, perché vedete, almeno la Procura si è basata su contestazioni di fatto che provengono dalla lettura delle carte processuali. La Procura ritiene che è stato provato che l'imputato non solo era a conoscenza della minore età, ma che ha fatto sesso con una minorenne, così imputabile del reato di cui è l'articolo 600 bis, e che per questo motivo e gli altri delle serate di Arcore che vi sono state illustrate, si è reso responsabile della concussione. Tutto si è giocato sulle carte processuali, sul doveroso mettere insieme elementi che sono stati messi a disposizione dei legali. Il processo è stato fatto nelle aule di giustizia, qui e prima negli uffici dei pubblici ministeri. Mai una dichiarazione, come è giusto che sia, mai nessun riferimento è stato fatto al procedimento in corso da parte delle persone, parlo per me, parlo del collega San Germano, investiti del ruolo di pubblico ministero, quello della nostra funzione. Abbiamo risposto con le carte processuali e siamo consapevoli che, nonostante gli attacchi che possiamo ricevere, quello che paga, quello che su cui va giudicato il nostro lavoro, la nostra professionalità, il nostro rigore professionale, emerge esclusivamente dalle carte processuali. E consentitemi che il giorno in cui il Palazzo di Giustizia, in corso di un'udienza l'11 marzo 2013, in questa aula, in questo processo, quando io sono scesa e ho visto l'assembramento di persone che facevano parte delle istituzioni qui nel corridoio, che volevano a tutti i costi che fosse aperta un'aula, e voi sapete che il controllo, quando voi non ci siete, Presidente, spetta ai pubblici ministeri, è stata chiusa. Giustamente, io mi sono rifiutata di farla riaprire perché il procedimento era sospeso, e in attesa del collegio, in un'aula di giustizia, si è visto, io mi sono sentita smarrita perché non riuscivo a capire le ragioni per le quali dei rappresentanti delle istituzioni avevano invaso il Palazzo di Giustizia. Ora, a fronte di tutto questo, so che prima l'avvocato Ghedini forse mi ha frainteso e vorrei chiarirlo. Quando io mi sono riferita all'onorevole Valentini, che ha mentito perché ha mentito, quando si parla di costrizione, avvocato Longo, e non ho usato, e non mi sono riferita alle persone specifiche, né agli avvocati. E quello che io ho inteso per tutta la giornata, forse non ci sono riuscita, a individuare come costrizione psicologica, come testi che sono venuti qua in dibattimento, anche persone che provenivano da altri mondi, che hanno avuto la difficoltà di esternare
in maniera elementare quello che avevano dichiarato in fase istruttoria, né sotto minacce né sotto intimidazione da parte dei pubblici ministeri. Con la contestazione di contenuti di intercettazioni telefoniche dove non era la voce della dottoressa Boccassini o del dottor San Germano, ma era la voce delle persone che stavano interloquendo tra di loro. E quindi, e concludo, non si ritiene che l'imputato Berlusconi, per il suo comportamento processuale, che ancora una volta non si è difeso nel processo ma fuori al processo, per quanto è stato riferito nel corso della mia requisitoria odierna e gli elementi che scaturiscono dalla prima parte del dottor San Germano, è responsabile degli ambedue reati che gli sono stati contestati. Ritenuta quindi la continuità normativa tra gli articoli 317 Codice Penale, ante legge 190 del 2012, e l'articolo 319 quater codice penale, introdotto appunto dalla legge 190-2012, riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto di cui al capo A, lo condanna agli anni 6 di reclusione, ne chiede la condanna ad anni 6 di reclusione così calcolati, pena base anni 5 per il reato di cui al capo A, aumentata ad anni 6 per il reato di cui al capo B, come pene accessorie, così come prevede il codice di procedura penale, interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 317 bis codice penale, interdizione legale per anni 6, così come previsto dall'articolo 32 del codice penale, nonché le pene accessorie previste dall'articolo 600 sepsies, ultimo comma, anteriore alla legge 172 del 2012, oggi articolo 600 sepsies, secondo comma, codice penale, introdotto appunto dalla legge 172 del 2012. Grazie Presidente. Pubblico Ministero. Al fine di consentire nella sua massima estensione il contraddittorio, se abbiamo capito bene dalla sua richiesta, lei il fatto di cui al capo A lo ritiene oggi punito da quale disposizione di legge? Da 319 quater. 319 quater? È stato esplicitato, Presidente, nell'appunto, pensavo che fosse stato già letto stamattina. Abbiamo predisposto a questo una brevissima memorietta, quindi troverà le nostre considerazioni in questa memoria, quella che è stata data stamattina. Mi scusi se sto in piedi, mi scusi per sono stata seduta.